Buongiorno a tutti, bentornati ad una nuova puntata di In Prima Linea. Oggi ho l'onore di avere con me l'amministratrice di condominio Rita Parla, con la quale ho avuto appunto il piacere di collaborare durante un procedimento di mediazione e dunque le ho chiesto di appunto voler intervenire per raccontarci la sua esperienza con l'organismo ICAF. Buongiorno amministratrice, benvenuta. Buongiorno, buongiorno. E appunto volevo chiedere all'amministratrice come mai appunto avesse scelto ICAF come organismo per depositare le istanze di mediazione, come si trova con il nostro organismo. Allora, se devo, con l'organismo mi trovo bene. Mi trovo bene. Sono stata consigliata anche dal mio legale a servire presso di voi e come mediazione devo dire che in alcuni casi sono stata soddisfatta e in alcuni altri mi sono trovata di fronte a dei mediatori che dovrei fare qualche appunto. Comunque, nella maggior parte delle situazioni devo dire che sono stata soddisfatta. Diciamo che l'organismo di mediazione risolve in parte i problemi che abbiamo nei condomini prima di arrivare a fare causa. Qualche cosa di, diciamo, di positivo, è stato riscontrato. Diciamo che non tutto, però diciamo che la maggior parte dei casi sono andati a posto. C'è qualcosa che si sente di consigliare, diciamo, per migliorare questo servizio? Diciamo che per la persona che si rivolge a un istituto di mediazione, si rivolge perché ha delle ragioni ben precise e che nei confronti del condominio l'amministratore deve far valere e di conseguenza ci si aspetta che chi si rivolge alla mediazione per risolvere dei problemi abbia un appoggio ben determinato su alcune situazioni. Comunque, come l'ho detto prima, nella maggior parte dei casi non ho avuto problemi. Ho avuto qualche caso discutibile, però comunque nella maggior parte devo dire che sono soddisfatta. Non ritengo che ci siano dei miglioramenti da fare. Soltanto vorrei, nei confronti di chi presenta le richieste all'istituto, magari una maggiore attenzione per quello che è il problema per arrivare alla definizione. La ringrazio moltissimo per la sua testimonianza e saluto i nostri ospiti e i nostri, diciamo, saluto i nostri telespettatori e ci vediamo alla prossima puntata di In Prima Linea.